Diciamolo. Sentire il PDL che dice che nelle nostre liste non ci devono essere condannati. Ah, e allora chi cazzo si iscrive in quelle liste lì? Vedere la frantumazione della politica, dei partiti, dove si riciclano con questi movimenti finti, dove gente con una credibilità pensavo avessero, mettono la faccia per portarsi dietro a traino sempre i vecchi riciclati della vecchia politica. È vergognoso. Magistrati che si mettono in politica, un magistrato non dovrebbe entrare in politica, prima lasci la magistratura, passano 4-5 anni, poi fai il politico, perché sei in consenso, hai delle informazioni che potresti usare male. I rimborsi, allora il nano va lì e dice mi dà l'IMU in contanti, ti ci metto anche un set di pentole, ma scusate, ma l'IMU l'ha votata lui. Ma è possibile, adesso vuole togliere l'IMU, vuole la casa che non sia pignorabile, ha preso tutte le nostre cose e va a balzella in televisione a dire che io sono un comunista, che un voto ha dato ai comunisti, ce l'ha sempre così, non ha più idee, abbiamo riportato in vita un morto, è un ologramma, perché se credete veramente a Berlusconi, allora credete che esista veramente Mastro Lindo dentro la vostra lavatrice, allora basta. E allora dove troviamo i soldi? 3 miliardi di rimborsi elettorali, ferma! Via i soldi alla politica subito! E ti diranno, ma come facciamo senza soldi? La politica non si può fare, non si può fare. E noi? E noi? E noi in 3 anni? 3 anni! 3 anni, non 1000, 3 anni, senza chiedere un euro a nessuno, con le elemosine, 2 euro, 1 euro, le magliette, loro che vanno a prendere le firme, cosa abbiamo patito sotto la neve, gli unici in giro a chiedere le firme per andare alle elezioni, se non partivamo a luglio con 2 studi di avvocati, non ce la potevamo fare, cambiavano decreto ogni settimana, hanno messo le elezioni a febbraio, non è mai successo nella storia della Repubblica. È veramente incredibile, hanno paura, hanno letto, hanno dei dati che forse noi non abbiamo. E allora ecco i movimenti, arriva Rigor Montis. Sì, ma guardate, noi facciamo paura all'Europa, è questo. L'hanno costretto a fare un movimento, lui non è uno da movimenti, i movimenti nascono dal basso, lui non è un leader, se ne stava andando, lui ha fatto il lavoro sporco di curatore fallimentare, gli hanno imposto di venire qua a fare una lista per togliere voti a noi, perché hanno paura in Europa del Movimento 5 Stelle. Quando è arrivato Schulz, presidente del Parlamento Europeo, la prima cosa che ha detto a Bologna, ha detto bisogna fermare questo Movimento 5 Stelle fatto da questo ex comico, gli comici non potrebbero fare politica e si nasconde dietro la rete, io mi nascondo, hai capito? Per fare una democrazia non tradizionale. Ora quando un tedesco mi parla di democrazia non tradizionale mi tocco i coglioni, perché la democrazia non ha bisogno di sostantivi, la democrazia è democrazia o non è democrazia, e in questo paese è scomparsa la democrazia. Dove prendiamo i soldi per fare il reddito di cittadinanza? Allora togliamo dopo i carichi, dopo i stipendi, auto blu, togliamo tutti i vitalizi, noi l'abbiamo già fatto, togliamo le pensioni dopo 35 mesi, andiamo giù, togliamo le cose, togliamo le province, queste province che ci costano 11 miliardi, ne puoi usare 4 per rimpiazzare quelli che ci lavorano e sono 7 miliardi che mettiamo lì. Accorpiamo i comuni sotto i 5.000 abitanti, c'è già la legge, non possiamo, e basta poco. Prendiamo chi ha evaso le tasse, non il negoziante, il piccolo imprenditore, vanno, io ho visto delle cose incredibili, vanno nei, come si chiamano quelli in campagna? I ristoranti con l'albergo, non mi viene. Agriturismo, vanno nell'agriturismo a controllare il miele, chi l'ha fatto il miele? Le api, dove sono le api? Ho visto, incredibile! E invece si fanno sfuggire. 98 miliardi, 4 finanziarie di evasione fiscale delle slot machine, dove lo Stato ha le concessionarie insieme alla mafia e all'Andrangheta allo stesso tavolo. Perché la mafia, cari signori, l'Andrangheta, non è più negli immobili. Vedete, voi avete questo qua muto che costruisce cose assurde, palazzine vuote, ormai è tutto vuoto, non ha più reddito, vanno a debito, prendono il debito, Project Finance, il comune è diventato un SPA con un amministratore delegato, costruiscono cose che non venderanno mai. La mafia non sono stupidi, si sono spostati, non è più il cemento, non sono più le automobili, non è neanche più la cocaina.
adesso tornano le sigarette, contrabbando le sigarette, ma dove guadagnano di più è sugli software, i software falsi, i farmaci falsi, investendo $1,000 in Cialis e Viagra falsi, realizzano $500,000 investendo 1,000. Oggi metà del Cialis e del Viagra arriva dalla Cina, state attenti, vi diventa giallo e basta. Allora, grazie Linda, ci sentiamo.